questa l'ultima speranza di medaglia per la squadra italiana. Eliminate le quattrocentiste della staffetta, Marta Milani, Daniela Reina, Maria Erika Spacca e Libania Granot, non in condizione di Libania Granot anche per un dolore, altrimenti l'Italia sarebbe passata, perché una squalifica delle Bahamas, che erano però ancora rimaste indietro nella loro semifinale, la semifinale dell'italiano, con la rimonta possibile e probabile, Libania Granot avrebbe portato l'italiano in, sicuramente in terza, forse anche in seconda posizione, però qui sei con il massimo a poco lontano. C'è speranza, c'è possibilità per l'Italia dietro, diciamo, a Giamaica e quantomeno a un altro paese, ma chissà mai, Stefano Tilli? Allora, la Giamaica è fuori portata, anzi è anche a rischio il record del mondo. Noi siamo in 10 dei giochi olimpici. Siamo in ottima posizione, in quarta corsia, e ce la battiamo con tutti quanti gli altri, non c'è nessuno che può andare sotto i 38. Aver visto la Germania, squadra femminile, arrivare sul podio ha suggerito molto. Istruzioni per l'uso. Cadrio Sembolt cambiando, non alla perfezione, ma molto vicino alla perfezione, potrebbero cadere il primato italiano e una speranza potrebbe esserci. Oggi l'atletica italiana si è battuta molto bene. Il settimo posto di Giuseppe Gibilisco, recuperato un campione, è ottava attualmente Clarissa Claretti, ed è stata settima, e questa è stata una cosa sensazionale, perché addirittura ha battuto una delle quattro dell'Etiopia, che è Gesebe Dimbaba, la più giovane, Gesebe Dimbaba, la più giovane delle tre sorelle, e questo è stato un risultato incredibile. Giamaicani. Bisogna portare il testimone molto avanti a Cerutti, perché lui lì in ultima frazione ha dei missili vicino, Lemaitre, Thompson e Powell. Giamaica con Steve Mullins, Michael Frader, Usain Bolt, Asafa Powell, l'Italia con Roberto Donati, Simone Coglio, Emanuele Di Gregorio, Fabio Cerutti. Dalla 1 alla 8, Francia, che non ha una gran corsia, ma un grande ultimo frazionista, Christophe Lemaitre, campione europeo junior, su una gran rimonta in semifinale. Brasile in seconda, Gran Bretagna in terza, sempre pericolosa la squadra del Regno Unito. Giappone davanti all'Italia, Trinidad e Tobago, dice silenzio Usain Bolt, che personaggio. Poi Giamaica e Canada. Tutto regolare, subito. Vediamo la partenza di Roberto Donati, anche se è giapponese che si muove molto bene. All'interno la Gran Bretagna con Simon Williamson. Cambio buono, via Simone Coglio. Simone Coglio davanti i giapponesi che si muovono benissimo. Giamaica non esaltante per ora. Cambio un po' allungato, assolutamente un momento di Gregorio per regolare la gran curva di ieri. All'interno la Gran Bretagna però sembra fuori portata a questo punto. Fabio Cerutti, eccolo qui. E va a volare su Usain Bolt. L'Italia che si batte a questo punto con il quarto quinto posto. Si sta prendendo troppo lontano. Cerutti cede, va a vincere con non il record del mondo, questa notizia. Italia che finisce lontano dal podio, un podio per Giamaica, Trinidad e Tobago, e a questo punto davvero una grande squadra britannica. Vediamo l'attesa, 37 e 32, il risultato del quartetto formato da Steve Mullins, 37 e 31, quindi non record del mondo ed è una sorpresa. Usain Bolt faceva la terza frazione, Asafa Powell la quarta. Trinidad e Tobago con un nuovo record nazionale, fa un mostruoso 37-62. Diciamo pure che la medaglia di bronzo va a 38-02 Gran Bretagna. Poco c'era da fare, perché hanno fatto una grande prestazione loro e hanno anche cambiato estremamente bene. Simon Williamson, Tyrone Edgar, Marlon Davonish, Harry Aikins, Harry Iti. E poi il quarto posto per la squadra giapponese, 38-30, Italia sesta, bravi comunque con 38-54, hanno sfiorato il risultato di ieri in condizioni ieri decisamente peggiori per fare il grande risultato, ma questa conferma del 38-54 conforta. Certo, si diceva, c'era finanche una speranza, ma insomma non bisogna nemmeno esagerare. Oggi il settimo posto di qua, il settimo posto di là, il sesto questo e per ora un ottavo, che quantomeno è sicuro. Giamaica, Trinidad e Tobago e Gran Bretagna sul podio. Bravi loro. Tilli.